Lo sciame sismico in corso da alcune ore con epicentro in Croazia, a 67 km sud-est della capitale Zagabria, ha rilasciato una forte scossa di terremoto alle 12:20 di oggi, percepita distintamente a Vicenza e provincia. L'evento sismico registrato avrebbe avuto una magnitudo di 6,4 su scala Richter, misurato a oltre 430 km da Vicenza, nell'ex Jugoslavia. La profondità è stata registrata a 10,1 km di profondità. Non si segnalano danni a cose o persone nel nostro territorio, anche se subito le centrali dei vigili del fuoco di tutte le province venete e del Friuli Venezia Giulia sono state prese d'assalto da parte di cittadini che chiamavano per segnalare di aver avvertito il sisma. In alcune aziende di grandi dimensioni il personale è stato evacuato per precauzione per qualche minuto per poi far rientro regolarmente al lavoro. Tra queste lo stabilimento Acciaierie Valbruna. Per il resto del Veneto in corso controlli e sopralluoghi, soprattutto nella fascia orientale della regione. A Trieste, sul confine con la Slovenia, ci sarebbero dei feriti. Il presidente dell'ente territoriale Zaia, in ragione della notizia del terremoto, ha lasciato la prevista conferenza stampa in diretta oggi a Marghera, tenuta dagli assessori Lanzarin e Bottacin in sua vece.